Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Salernitana Juventus. Salernitana Juventus. Ragazzi, che preanalisi posso fare? Di merda, ovviamente. Di merda, perché non... Cosa vuoi commentare? Voi cosa pensate di commentare? Così, è una domanda. Cosa volete di commentare questa partita qua? Salernitana Juventus. Anzi, no, non c'è più gusto, non c'è più gusto. Anzi, abbiamo ricevuto delle batoste. 4-0 con il Chelsea. 1-0 con l'Atalanta. Dopo varie partite che si seguono, la striscia negativa. Ragazzi, non... Se intendono veramente a fare la squadra, bisogna che cambiano la dirigenza. In primis l'allenatore, ma non lo faranno. Non lo faranno. Non lo faranno. Ovviamente. Loro, ovviamente, aspettano la fine della stagione. Tanto nessuno andrà in conferenza stampa davanti ai microfoni a chiedere scusa ai tifosi di queste prestazioni di merda. Ragazzi, bisogna, aspettiamo, attendiamo. Attendiamo cosa, ragazzi? Attendiamo cosa? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Pre-partita. È anche dura commentare il pre-partita. E figuriamoci il post-partita, che sarà più incazzosa delle altre volte che commentiamo la Juve. Ragazzi, ma tanto se perdiamo con la Salernitana, ragazzi, con la Salernitana, ragazzi, è meglio che ci nascondiamo, andiamo direttamente in Serie B, stiamo lì, facciamo la gavetta, così impariamo a giocare le basi del calcio, le basi di gioco, visto che Allegri no, fino adesso non ha mai espresso un gioco. Non lo so, ragazzi. Se continuiamo queste strisce negative, intanto la dirigenza le va bene così, in primis. Dopo, ragazzi, non lo so come fa ad Allegri a andare in conferenza stampa e stare tranquillo, pacifico, beato, a parlare. E i ragazzi hanno fatto una prestazione ottima, una prestazione idonea, una bella prestazione. I ragazzi, devo complimentarmi con i ragazzi. Non lo so, sinceramente, un video così a caldo, così mi è venuto in mente di fare pre-partita, tanto per fare un video in più, così. Ho già fatto una live analisi di Atalanta Juventus, che ho parlato per un'ora, però la maggior parte ho sempre detto
quello che pensano tutti gli youtuber. La squadra mediocre, la squadra che non ha più idee di gioco, sono caduti nell'area 51, sono parcheggiati lì, aspettando una luce luminosa di pensare che questa dirigenza cambi idea e dicono: abbiamo fatto la più sbagliata, cosa che abbiamo fatto: riprendere Allegri, la scelta più sbagliata che potevano apprendere un altro allenatore molto più competente, perché ormai sappiamo che Allegri ha un gioco vecchio, ma tanto loro gli va bene lo stesso, perché non ha più le redini di una società solida, punto. E Allegri gli va bene così, pazienza, e noi continuiamo ad andare avanti così. Perfetto. Va bene, ragazzi. Questo è il mio pre-partita. Se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale. Che andiamo su, ragazzi, andiamo su, che io sono soddisfatto che la gente si iscrive per quello che dico, per quello che esprimo. E ho visto che vi assentite, che visitano il mio canale. Si iscrivono per sentire la volta successiva di quello che penserò al posto partita Salernitana Juventus, che là ci incazzeremo e non poco, tanto faremo la solita prestazione di merda. Va bene? Ciao ragazzi. E ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, un'iscrizione al canale, un mi piace, e andiamo avanti così, ragazzi. Road 1000 iscritti. Va bene? Ciao ragazzi.